La riforma delle professioni, anche in una logica di prospettive future, è stata al centro di un convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Davide Di Russo sulla società tra i professionisti. È un tema molto delicato, molto importante, che bisogna guardarlo con grande attenzione, perché potrebbe essere sicuramente un'opportunità, però ci sono ancora molti dubbi. Aspettiamo che esca il regolamento definitivo anche a fronte del parere del Consiglio di Stato. Così Gerardo Longobardi sulla riforma e in particolare su assicurazioni e pubblicità. Sappiamo che l'obiettivo della riforma delle professioni era quello di allargare le maglie della concorrenza, di evitare le barriere all'entrata. Devo dire che la nostra professione non era né l'una né l'altra, visto che già il numero è significativo del fatto che 110.000 iscritti non hanno delle barriere all'entrata, eventualmente hanno delle barriere all'entrata nella professione, ahimè. La pubblicità, così come è configurata la norma, permetterà alle grandi organizzazioni professionali di farsela a discapito di quelle piccole. Ancora, le assicurazioni, così come è congegnata la norma, permetteranno a chi più spende per le assicurazioni, a chi più paga, a chi ha più massimali, di tirare via dal mercato chi invece non può permetterselo. Allora è necessario un cambio di passo, in particolare da parte del Consiglio nazionale, che ad esempio per quanto riguarda la pubblicità dovrà fare proprio una comunicazione di sostegno, a sostegno della categoria, dando servizi, in particolare banche dati, e soprattutto fornendole a quei colleghi che ne hanno più bisogno, per metterli quantomeno in condizioni concorrenziali rispetto alle grandi organizzazioni. E ancora penso che per quanto riguarda le assicurazioni sarebbe opportuno che intervenisse il Consiglio nazionale stipulando delle polizze assicurative a secondo rischio con massimali molto elevati, permettendo così a chi meno può pagare le assicurazioni di pagarne appunto e di avere e di stare nelle stesse condizioni delle grandi organizzazioni. Oggi questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo. L'importante è che comunque il Consiglio nazionale non lasci nessuno indietro. Aggiunge Francesco Renne in tema di competenze e specializzazione. Quello che i colleghi si aspettano è un'attenzione molto forte sul tema del futuro della professione, degli spazi e opportunità di lavoro e delle competenze che loro devono generare e il sistema della categoria, la categoria assieme, deve mettere in condizioni di formare. Competenze tecniche, specialistiche, che generino specializzazioni riconosciute, grande attenzione alla formazione anche con modelli di formazione qualitativa diffusi sul territorio. La categoria deve investire su questo perché è il nostro modo di rispondere qualitativamente alle esigenze del mercato. Spiega poi Ugo Pollice. Oggi credo che lo studio con un professionista solo, con due professionisti, sia una realtà che purtroppo sta finendo. Noi dobbiamo per forza cercare di cooperare fra professionisti perché possiamo efficientare la nostra attività e quindi poter, attraverso la strada delle specializzazioni, delle pluricompetenze, eccetera, possiamo creare delle strutture che effettivamente possano dare un'assistenza e una consulenza a 360 gradi, se non altro per quanto riguarda le discipline economiche, giuridiche, matematiche, statistiche, che sono quelle che un pochino, insomma, diciamo, sono la base delle nostre attività. Al convegno è intervenuto anche il deputato Pierluigi Mantini. Si è concluso in modo ragionevole ed europeo un percorso di riforme attraverso tanti conflitti, ma che in realtà ha stabilito dei principi accettati anche dai professionisti e dagli stessi ordini professionali. Più garanzie per il cliente attraverso l'obbligo di assicurazione, attraverso la formazione permanente, la valorizzazione delle specializzazioni, un miglior sistema di deontologia separando, diciamo, l'organo di disciplina dall'organo del Consiglio dell'Ordine. Un incentivo a fare più società professionali, una maggiore attenzione verso i giovani, abbreviando di un po' a 18 mesi il tirocinio. Non si tratta di riforme sconvolgenti, però di un assetto, diciamo, liberale, più concorrenziale, più competitivo, ma rispettoso però dei valori delle professioni, che sono una grandissima
risorsa nel nostro paese anche in termini di sussidiarietà. Sono le professioni sempre più a svolgere servizi pubblici, a fare certificazioni in luogo delle pubbliche amministrazioni. Insomma, noi dobbiamo valorizzare il mondo delle professioni e soprattutto dargli un assetto più moderno e competitivo, è quello che stiamo facendo uscendo da leggi, diciamo, del primo Novecento.